Ragazzi, ciao! Mi sentite? Ciao Esther, ciao Via, Kev, Mariam, ciao The Sims Gamer, ciao! Ciao a tutti, Sara. Ciao, Maria. Mi ma metto subito un mi piace. Bravissimi ragazzi, interagite con i video/barra dirette eccetera eccetera qui su YouTube. Perché ovviamente, come vi dico sempre, per me è molto 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 utile. Quindi grazie, grazie, grazie. Ovviamente, anche se seguite ehm, la live appunto dal vivo. Ragazzi, ma scusatemi, sbaglio o oh, questa musichetta è qualcosa di spettacolare? Ecco allora, io eh, ho deciso di lasciarla come sottofondo. Pia, perché sei triste? Bangel! Ciao! E guardo tutti i tuoi video. Ma che cara, grazie, grazie, grazie. Tra l'altro, ragazzi, mh, ancora non sono entrata uh, nella nostra città, ma adesso ci entriamo. Uh, perché vabbè, oggi uh, credo di essermi fatta perdonare mh, del video mancante della 100 Baby Widow uh, di, mh, di venerdì. E quindi se non l'avete ancora fatto mi raccomando andatela a recuperare um, Tra l'altro vabbè le risate è follia, io sono arrabbiata nera, nera, nera e, um, Gamer Channel, ciao, ciao Non ho The Sims 4, no Dovrei studiare per la maturità però non vorrei perdermela live Sara, dai, stiamo un po' insieme poi dopo, bye Ehm um, allora, che stavo dicendo? Se no ti avrei creato un dono Ah, eh, sì, mannaggia. Kev, mi dimentico sempre, avrò messo soltanto 5 like nel tuo canale. Non ti preoccupare, so che qualcuno non è avvezzo e non vi preoccupate, però appunto quando vi ricordate mi raccomando fatelo perché da questo anche, eh, diciamo, con questo eh, appunto il canale può crescere e quindi potranno venire eh, benefici anche per voi. E non lo escludo, non lo escludo. Allora, ragazzi, direi... Di entrare subito uh, nel vivo, allora perché vi ho fatto vedere? Uh, a parte il motivo che appunto vi ho detto poco fa, ossia che adoro la musichetta, anzi ditemi se va bene uh, questo volume. Credo di sì. Ehm. Um... Ale, ma non fai come ti rovino la famiglia, The Sims Gamer? Allora, guarda, manca a farla apposta. Uh, domani, uh, o meglio, venerdì ho intenzione di fare uh, come ti rovino la famiglia quindi su The Sims 4, e quindi domani, eh, visto che in sospeso avevo la partita di Erika, un'abbonata, eh, volevo chiedere appunto conferma eh, della presenza di Erika, quindi vediamo un secondino se c'è o un altro abbonato. Laura, ciao! E, um, uh, ciao Esther, nei commenti della 100 Baby ti ho scritto che forse il donatore che hai scelto probabilmente non ha soldi. Ah Esther, guarda, grazie, prima di entrare ho visto il commento, Uh, è vera questa cosa, uh, però a differenza di quello che è successo con Jeffrey, uh, ossia il fatto che non ho potuto aggiungere tutti i membri dell'unità familiare uh, alla, alla nostra per vendermi la casa, stavo perché non uh, diciamo sforavamo gli otto dell'unità familiare, questa volta invece lo posso fare perché nell'unità familiare sono soltanto tre, uh, o meglio quattro, tre più il figlio di Jeffrey Malcolm, per cui io posso aggiungerli tutti. Oddio, ora che ci penso, forse no. Allora, devo togliere almeno Malcolm dall'unità familiare perché devo fare la somma. Noi siamo 5 figli più lei, 6, 7, 8. Sono fatto due persone. Quindi, ragazzi, devo togliere qualcuno dall'unità familiare perché effettivamente altrimenti un'altra volta non posso fare il fatto di aggiungerli e vendermi la casa. Grazie, Esther, per avermi ricordato questa cosa. Fantastico. E ancora non ho visto l'episodio, non ho spoilerate. No, no, infatti, Laura, non ho spoiler. Erano giusto pensieri di unità familiare, eccetera. Ciao! Ciao Adoro Comunque carino ti, ti dirò il semino Dalla chat me lo dà un colore E da YouTube di un altro Un po' più scuro O oh, sembra solo a me Non lo so Ciao Ciao Allora ragazzi Entriamo subito nel vivo Perché appunto Con The Sims 2 Tra l'altro lei non me la ricordavo Continuiamo ad essere a bella vista ragazzi E il motivo per cui vi ho voluto far vedere la schermata iniziale in realtà a parte lo schermo diciamo lo sfondo musicale che amo adoro uh, ma anche per dirvi che uh, adesso la vita della nostra vabbè un po' vivo uh, la vita della nostra um, Cindy è a bella vista ma a parte che adesso è in vacanza ma non ci dimentichiamo che in realtà uh, abbiamo tante altre uh, città da esplorare e questa cosa la faremo sicuramente quanto prima, allora io penso, credo eh, che mh, questa cosa la faremo soprattutto con altre unità familiari perché al momento non so nemmeno come potrebbe funzionare un, un uh, trasferimento di Cindy altrove. Non voglio fare danni, ecco, diciamo così. Però vedremo. Mi collegherò alla televisione, non sarò molto attiva all'interno della chat. Non ti preoccupare, cari, ma... grazie che me l'hai detto, mi sarei spaventata. Ecco, ehm. Fono musicale che noi non sentiamo, tra l'altro Ma come non sentite? Ah, scusatemi Forse così sentite, eh? Vediamo Adesso capiamo un secondino Se ho messo le impostazioni giuste O me le sono giocate all'otto, praticamente Allora uh, Il trucco Vai, vai, vai Allora bull Bullprop Ciao Moira, grazie Bullprop prop. Testing, vediamo perché avevo abbassato l'audio. Ah, ora sentite, ecco, l'avevo abbassato perché nelle mie cuffiette, altrimenti mi stordisco. Testing, cheats, cheats, e na, e na, e na, bled, e oh no, no, was me. ok, oddio, che ho fatto. Vabbè, mh, niente, rifacciamo allora. Ta, ta, ta. Oddio che fa, vabbè non lo so. Bull prop. Ah, true. Bull prop. Spazio. Testing. Cheats. Enabled. True. Bah. Credo che sia andata, eh. Credo. Ehm, ok, ragazzi. Allora, capiamo un attimo la situazione. Cindy. Dov'è? Ragazzi, allora... Entra nell'otto. Allora, Cindy, vedo che non ha il cosino sopra, ma non ho capito dove devo andare. Cioè, cliccando qui mi rimanda automaticamente alla sua unità familiare, cioè alla vacanza. I so. La musica di Sims 2 Nightlife è sempre la più bella, ma infatti ragazzi devo fare un po' di partite da sola, perché ancora non ho avuto modo di... Uh, di esplorare le musichette in solitaria, devo vedere Emily. Ciao! Moira. Ok, sì. Allora proviamo, ragazzi. Uh, L'unità familiare l'opera, sta attualmente visitando Albergo, albergo Balneare Tricchi. Vuoi giocare in quell'otto? Sì. Allora, ragazzi, calma, calma, calmissima, perché vi devo anche dare il responso del sondaggio che vi ho lanciato su Instagram. Tra l'altro, se non l'avete ancora fatto, se non avete ancora risposto, risposto al sondaggio, avete di tempo tipo 3 minuti. Per cui, correte su Instagram a votare. E basta Perché tre minuti dopodiché Entrerò nel sondaggio chi si è visto, si è visto, ve lo comunico Emily abbiamo praticamente appena iniziato Quindi non hai perso praticamente nulla Vuoi giocare in questo lotto? Assolutamente sì Yuh! Ragazzi Isola Twiki um, Sì, questo ragazzi Questa è la storia di uno di noi e la storia nello specifico della nostra Cindy che è in vacanza. Vi ricordo, se non l'avete ancora visto l'episodio precedente, di andare a recuperarlo anche dopo questo, ma mh, adesso eh, in realtà ci saranno un po' di spoiler. Spoiler che in realtà vi avevo anche fatto già su Instagram, per cui non è che avrete tante, tante, eh, tante, tante sorprese, ecco, ve lo dico. Però diciamo, ragazzi, che al momento la situazione è bella che ehm, risolta, nel senso che il sondaggio è stato abbastanza chiaro, eh, per cui voglio capire un secondino che cosa ne pensate, se avete idee differenti. Allora, io vedo, ragazzi, da quando loro sono venuti in vacanza, che comunque la relazione tra... No, aiuto, allora, qua c'è la barista che sta facendo Vivian Montalbano, che sta facendo cose, vabbè. Ah, il volume adesso è alto. Ah, bene, bene, fatemelo abbassare, tanto non è importante al momento. Comunque, dicevo, ehm, praticamente, ragazzi, lei sta facendo, senza nome, ciao, lei sta facendo cose... Che vabbè sta mischiando e mixando. Ma la cosa stupenda è che eh, Maurizio e Don stanno, ragazzi, ancora litigando. Io adesso adoro. E appunto, questo era uno degli spoiler che vi avevo fatto nella, mh, 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 nelle storie di Instagram. E io impazzisco, ragazzi, impazzisco tantissimo perché questa cosa mi fa capire che Maurizio è veramente innamorato di Cindy. E devo dirvi la verità, ragazzi, questa cosa ci mh, sentivo più. Che il gioco, ah, infatti, immaginavo e, Chiara, ciao! E, e comunque, niente, praticamente ragazzi, ehm, lui la ama veramente e sono molto contenta di questa cosa. Eh, ma, ma comunque, penso che, cioè, vedete, non dico che lagga, ma un pochettino diciamo che è forse è la vacanza è sempre la vacanza il problema comunque i che sta qua che si sta riposando amabilmente mentre invece ragazzi di là si scatena il putiferio ecco diciamo così questa è la situazione a questo punto direi di andare a mettere ehm, play non manca moltissimo alla loro dipartita nel senso al momento in cui loro dovranno tornare ah. di nuovo no vabbè io non ci credo io no. Raga, impazzisco, ve lo giuro, sto male Sto malissimo, non è possibile Allora, loro stanno litigando praticamente da due giorni interi E io sono veramente fiera di loro, posso dire? Molto molto fiera di loro Ehm... Soprattutto perché da questo mi fanno capire che veramente ci tengono. Adesso abbiamo tra i nostri desideri fidanzarsi con Don. Che beh, è bello rilassarsi finalmente un po'. Ma, ma rilassarsi cosa? Che stai litigando? Oddio, ancora? Che stai litigando malamente con Don? Oh, oddio, aiuto. Ragazzi litigano solo, è assurda questa cosa. Aiuto. E comunque, sì, continuano a schiaffeggiarsi e tutto il resto. Ma ragazzi, vi avevo uh, in cucina, forse perché si stanno nascondendo da lei. Non so dirvi. Comunque ragazzi, eh, lei nel frattempo sta andando a dormire amabilmente e se ne infischia del fatto che loro sono lì a litigare per lei. Questa cosa è veramente adorabile. Ma direi che visto che lui ha combattuto per amore, direi che va a dormire anche lei. Anche lui con lei. A me raga, quando metto la velocità super, ma l'ha sempre fatto, sì, questo è vero. Ehm... La velocità fa tanto e infatti non m'azzardo nemmeno, ragazzi. Non m'azzardo. Sembra una puntata dell'isola dei famosi: puntata in cui si ammazzano per il cibo. Adoro, adoro tantissimo. A che ora finisce la live? Questa è una bellissima domanda alla quale ovviamente non so rispondere. <ride> <ride> e, penso poco dopo le 11.30. Vediamo. E comunque ragazzi mi fa ridere tantissimo la cosa perché lei si vorrebbe fidanzare con Don e stringere amicizia eterna con Don. Lui invece ha altri sentimenti, cioè amoreggiare con Cindy, la quale nel frattempo adesso si è svegliata perché questo stramaledettissimo Don eh, ci sta rompendo la salute con la tv. Allora ragazzi, adesso è giunto il momento. Di um, parlare ufficialmente a, a lui, a Don, e fargli capire che um, c'è l'amore ha preso il sopravvento. Quindi, raga, mezzanotte Laura c'è. <ride> e quindi, ragazzi, a questo punto lei sta provando a dormire, ma non può farlo. Perché c'è la tv accesa, ovviamente. Ma in realtà dobbiamo approfittarne. Perché lei, ragazzi, non può dormire. Non può assolutamente dormire. A proposito, ma possiamo. Servizio in camera? Di gruppo? Che ora sono le due di notte. Facciamoci. Uh, toast farciti. Ma sì, vabbè, poi cose che capito, io ho aspettato di essere in albergo per ordinare il toast farcito. <ride> Adoro. Allora, vediamo innanzitutto se ci portano cose per tutti e tre. O per tutti e due, ma penso per tutti e tre, sicuramente. E comunque stavo dicendo: lei si deve necessariamente svegliare, ragazzi. Perché, Madonna, sto fatto che chiama il servizio in camera. Voglio necessariamente vederlo. Questi occhi spiritati scusami. Comunque, praticamente, eh, 30 simone sul tuo conto dell'albergo e te lo porterò subito, fantastico. Allora, lei ha un sonno che non ve lo dico, però, ragazzi, in realtà è troppo importante che spegni, è troppo importante che sia sveglia, perché deve parlare urgentemente a Fabrizio, detto Maurizio, perché, ragazzi, ah, dovrebbe farsi una doccia. Uh, ma c'è il servizio in camera! Adoro! Ragazzi... Il room service is here! E tra l'altro ce lo viene a portare proprio qua. Ma allora, Maurizio, non hai capito, Fabrizio? Ha detto Maurizio, eccetera, eccetera, che non puoi, non puoi guardare la TV perché io devo dormire? Allora, ragazzi, attenzione: ci hanno portato il toast farcito. Tra l'altro, toast farcito di gruppo, che sembrano tipo le gallette di riso. Fantastico. Uh, I Sim in The Sims 4 dormono con lo stereo acceso. Questo è vero. Questo effettivamente è vero. Allora, prendi un piatto urgentemente e iniziate a dialogare. Perché ragazzi, lei deve uh, comunicare a Fabrizio, detto Maurizio, le sue intenzioni. E per sue intenzioni, intendo. Ma cosa? A lui non piace? E per sue intenzioni intendo cosa lui vuole veramente... Cosa lei vuole veramente fare Ossia stare con Fabrizio O stare con Don Fabrizio? No, devi venire a sederti qui Dai Cioè, non capisco Adesso sta venendo Don Lotario? Oh allora mangia e siediti. Ok. Lei sta venendo qua a dormire, ma non ha capito ancora che deve spegnere la luce se vuole fare questa cosa. Ma allora non. la televisione. Ma allora non ci siamo capiti, ragazzi. Voi dovete chiarire un attimo la vostra situazione. Non potete continuare a blaterare, a fare le cose, a incermiare, a cinceschiare. Ah, chiudiamo questa benedetta televisione, grazie. Ok, allora lui si starà sedendo sicuramente. Io direi: andiamo ad abbracciare uh, romanticamente, ragazzi. Proviamoci, proviamoci. Tranquilli, tranquilli. Keep in touch. Lui che mi dice che puzzo perché effettivamente puzzo. Io adesso non vorrei dirvi ma puzzo davvero tantissimo. Però chi sono io per essere rifiutata anche in questo momento, ragazzi? Cioè, ti prego, devi, devi amarmi anche quando puzzo, eh. Ma comunque lei non sembra che puzza. Però credo di sì. Credo, credo proprio di sì. Vabbè, ma tanto scusatemi. Oddio. No, mi ha rifiutata. No. Allora aspettate ragazzi, qua c'è una situazione un po' di improperi vari. Allora lui... Ok, lei... Allora calmi. No. Facciamo ristabilire l'equilibrio delle coppie. Allora, ragazzi, miglioriamo un po' la nostra situazione. Siamo arrabbiati, ok? Siamo ancora arrabbiati con Cindy, e fin qua siamo d'accordo. Oddio, che sta Ragazzi, ma chi è questo tizio? Questo pure è uno che. Gupi Kimbrel. Ma perché lui si è arrabbiato malamente? Vabbè, comunque, ragazzi, dicevo. Praticamente, uh, al momento, diciamo che la situazione è abbastanza difficile perché hanno... Che state facendo? Ah, oh, che paura. Al momento, diciamo che lui ancora non ha superato il tradimento e quindi lo capisco, ok, lo capisco. Io mi rimarrei con Fabrizio che ha rinunciato alla sua famiglia per noi. Dolotare non mi sembra molto fedele a interessi romantici con Mezzo Paese, verissimo, verissimo. Ragazzi, in realtà... Io vi dirò di più, eh, visto che a questo punto dobbiamo necessariamente andare a prenderci un po' di tempo per noi, dobbiamo ehm, spostarci in un posto in cui non ci sia dolotario, questo pensiero malefico che aleggia su di noi e ci portiamo soltanto Fabrizio Alberghieri, detto Maurizio Alberghini. Ok, in puzza e malattia, in salute e profumo, esatto. Fai, parla del più e del meno, ok, ma ragazzi non vi preoccupate perché adesso l'appuntamento... Si fa succulento e vi ricordate che avevo detto che eh, saremmo dovuti andare appunto a esperenziare le terme e l'abbiamo fatto? Adesso andiamo alla baracca misteriosa che eh, avevamo tenuto in sospeso la volta scorsa. E visto che le terme eh, ci sono servite per esserci, diciamo, ingravidati, bea ciao. Daci, ciao Ceci, infatti, eccoti, bravissima, brava Ilenia, ciao. Comunque, dicevo, le terme ci sono servite e adesso vi dirò anche perché nel caso in cui non aveste visto il video precedente eh, ci sono servite l'appuntamento con Dolotario l'abbiamo fatto adesso andiamo alla baracca misteriosa con il nostro Fabrizio Totamarezio sembra emanare una strana energia e sembra anche fare la guardia a qualcosa ma contro che cosa ragazzi la giungla ok non sarà la situazione più diciamo rilassante del mondo ma esperienziare provare nuove cose insieme a Fabio Fabrizio ci farà sicuramente Riaccendere la passione perché ragazzi è vero che con Dollotario c'è cioè una passione uh, diciamo sfrenata ecco uh, passione che adesso posso dirvelo uh, nelle terme ha fatto sì che nello specifico nella sauna lei venisse ingravitata applausi <ride> Sì, ragazzi, è stata ingravidata nella sauna, centrale elettrica, ciao! Baci! Tra l'altro ho visto che mi hai seguito anche su Instagram. Grazie! E ragazzi, penso che sia sempre tu perché quante centrali elettriche ci possono stare. Comunque, ragazzi, se non lo fate ancora, mi raccomando, andatemi a seguire anche su Instagram, importantissimo. Oltre che per farmi raggiungere 10.000 follower, siamo soltanto a 7.000 follower di distanza dall'obiettivo ma anche e soprattutto perché in realtà um, aspettate pausa in realtà ragazzi è fondamentale perché io lì vi aggiorno anche proprio in real time su quello che faccio durante la giornata ecco uh, durante la giornata tra virgolette nel senso a livello di live ecco si sì, sono io ecco ha fatto tra l'altro povero don Lotario molestato in sauna da me in medesima già Ciao momento pubblicità esattamente non solo mi aiuterete a raggiungere mamma ragazzi quando arriverò vi giuro l'ho detto già tante altre volte ma continuerò a dirlo lo swipe up sarà mio maledizione all'oro sì ragazzi è vero La gra gravidanza è bloccata durante la vacanza Infatti questa cosa Io spero che non avrà conseguenze Anche negative ehm, Su proprio il fatto che lei sia incinta Perché al momento ancora non è stata dichiarata incinta Comunque Mi sono collegata da pc Ecco di cari Mamma ragazzi il caldo che fa in questi giorni micidiali. Allora Attenzione Il sim dell'otto segreto ha una sfida per te Oh se durante la tua visita riuscirai a capire di cosa avrà bisogno, riceverai un premio. Se tornerai in una vacanza successiva, ti ricorderai la strada, ma il Sim non si ricorderà di te. Non ho capito nemmeno una parola: top! Top, top top! Allora la spunta blu, la spunta blu. <ride> Madonna veramente ragazzi, il bello è che diranno che la spunta blu non la posso avere perché non sono un personaggio visibile. Allora, Mischieta ha la spunta blu, mm. Anna Carla e Simona hanno la spunta blu. Mm. Allora adesso non so se sia vero, eh, tra l'altro, però vabbè, comunque sì. Loro non si mossano, ecco, e naso. Cosa ne pensi del DLC di settembre, di luglio? Di luglio E non vedo l'ora, ragazzi, non vedo l'ora L'anno più caldo di sempre, veramente Veramente uh, Chi è sta gente? Ehm um... Allora, cari, ma io sinceramente preferisco l'estate, eh, in linea di massima, perché sono molto meteoropatica, per cui sì, mh, impazzisco in inverno in alcune volte mi deprimo in una maniera allucinante, però mi rendo conto anche che il caldo mi abbatte tantissimo. Comunque, ragazzi, scusatemi, wait, a ah, dove sono? Dove sono? No, scusatemi. Ma eh cioè, non lo so. Ma dove sono? Ah, ecco. Comunque, ragazzi, niente. Non c'è dato sapere per quale motivo non posso avere una visione. Ah, eccola. Allora, ragazzi. Cioè, questo è ufficialmente il lotto baraccopoli, attenzione, il lotto baraccopoli necessario per, uh, a parte il lotto in sé per sé fondamentale per ristabilire la passione uh, nella coppia Fabrizio-Cindy, uh, nel caso in cui voi aveste deciso così, ve lo vado a dire tra pochissimo, e, um, ma tra l'altro dobbiamo anche scoprire il segreto che si c'era dietro a questo, uh, come dire, uh, lotto particolarissimo adoro, non vedo l'ora. Comunque, ragazzi, adesso posso ufficializzarvelo. Il vostro ufficiale sondaggio, risposta ufficiale al sondaggio che vi ho lasciato su Instagram è stato. È stata la risposta. Ormai non so più parlare, me ne rendo conto. Per pochissimo, ragazzi, vi devo dire la verità, per pochissimo, anzi vi dirò, dopo vi condivido le risposte, praticamente un uh, 54% in vantaggio, rullo di tamburi. L'amore, e quindi ragazzi, necessariamente voi avete uh, deliberato tutto ciò. Uh, dobbiamo urgentemente ripristinare la nostra relazione con Fabrizio Detto Maurizio, che è pur sempre un buon padre di famiglia. E tra l'altro, ragazzi, questa cosa uh, mi fa pensare che non vedo l'ora di crescere il figlio di Don Lotario con Fabrizio. Applausi, ah! Ah, adoro. E, fatta da te questa casa Ovviamente no ragazzi Ovviamente no Non ho idea di che cosa devo fare Osservare uccelli E always Ormai abbiamo capito che è il nostro must e, Andiamo a vedere questa uh, baracca Che cosa ci porterà Attenzione Attenzione Perché queste che sono ragazzi Cerca un tesoro Ma si può cercare anche ovunque Adoro allora, 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 innanzitutto direi di eh, abbracciare. Eh, proviamo adesso ad abbracciarlo romanticamente, visto che abbiamo un po' barato. Oddio, sì, sì, ragazzi. Adoro. L'ornitologa, esatto. La vacanza è balsa ogni centesimo del suo prezzo. Ah! Ragazzi, io in realtà vorrei eh, un appuntamento con lui, però... Come posso fare? Apprezza, chiedi, ecco qua, chiedi un appuntamento, oh yes. Oddio, sta piovendo, ai tropici. Infatti è appassionata di uccelli. Esatto, ma infatti lei li cerca, ragazzi, lei li cerca. Karim, ehm, questa cosa è comprovata dal fatto che abbiamo un pappagallo a casa, quindi eh, saltella fin qua. Scusatemi, ma io che cosa posso fare qui? Posso bussare? Oddio. Scusatemi, ma io posso entrare. Ma che cos'è questo? Osserva, ragazzi! Che sta facendo questo tizio malsano qua? Non capisco. Tira giù i muri perché basta questo, dite per entrare? Ah, ma li morte! Pensavo fosse tutto così semplice, uh, e quindi, piano di sotto? Cosa succede? Allora, aspettate perché io non comprendo adesso che cosa sta succedendo qua. Allora, vai qui. Ok, ok. E <ride> Karim, ti leggo. E, allora, uh, vediamo un secondo, ragazzi. Perché qui praticamente il nostro appuntamento va avanti. Devo vedere che cosa vuole fare lui con me. Intrattenere Cindy. Ah, però, ragazzi, scusatemi, fatemi un attimo barare questa situazione. Uh, energia, ambiente, fame. Così lui non deve voler cucinare. Allora, lui vuole. Uh... Oh mio dio, no, scusatemi un attimo, ma no, un attimo, che cosa vuol dire questa cosa? <ride> Oddio, ehm... sai quelle istruzioni di Moira. Ma ragazzi, ma le ho, ho abbassati. Ah, nascondi proprio? Eh, raga, li ho abbassati. Ah, ecco. E allora questo può. Ok, adesso sì. Allora forse non era il piano di sotto. Ragazzi qua è tutto rotto, secondo me ve lo dico. Oppure cerca un topo. Yoga oppure cerca un topo. Oddio, che vuol dire questa cosa? Comunque, eh, ragazzi, sono basita dal fatto che i desideri. Ah, è tipo l'eremità dei Sims 4, ok. Ragazzi, sono basita dal fatto che i suoi desideri siano solo incentrati su di lui. Cioè, ma in che senso? Ah no, su di lei, ecco, questa è la situazione. Intrattenere Cindy, ok, ok, fantastico. Sì, ha scelto Fabrizio Giovanni, o meglio, voi avete scelto Fabrizio. Adesso vi beccate anche le conseguenze, ok. In realtà un 53% contro 46%. Eh, la matematica è un'opinione, ragazzi, Aspettate uh, fatemi rivedere la percentuale 54 contro 46, 54%, ragazzi, ha votato per avere la liaison uh, definitiva uh, con Fabrizio. Perché è un buon padre di famiglia. Per cui io adesso è eh? ok, giusto per dirvi, io non sono responsabile di tutto ciò vi comunico. Poi adesso non vorrei dire ma uh, niente definitivo anche perché ragazzi lei ora è incinta di lui ecco uh, Quindi capiremo un secondino Allora intrattenere Cindy, giocare con Cindy e fare il solletico a Cindy e amoreggiare con Cindy Ok per cui io direi mentre che ballano prima di fare qualsiasi cosa andrei un attimo avanti Fai yoga. Ah, no, scusatemi questo. Uh, vediamo. Bla bla bla. Basta cucinare. Che ce ne frega, dai. Bacia amoreggiando. Vediamo, vediamo. Uh, tu sei pericolosa è vero. Devo riparare gli oggetti, ragazzi. Avete ragione, ma voglio un attimo almeno raggiungere un buono un buon livello. Ecco, qui direi. Uh, di appuntamento. Uh, in modo tale da... Oddio! Ragazzi, scusatemi, ma chi siamo noi per dire che qui non c'era uh, Romanticismo? Eh? Allora, siamo arrivati quantomeno quasi a buono. Vediamo amoreggiare con Ma ragazzi, scusatemi, ma amoreggiare? L'abbiamo fatto o no? Vabbè, mm, fare il a... come si chiama? Fare il a Fabrizio, intrattenere Fabrizio. Quindi questi sono tutti i desideri che vuole uh, fare lei, quindi direi, uh, bla bla bla, fai un gesto, racconta una storia, arte, credo che possa andare bene, fare fichi fichi in, in auto, oddio, vuole fichi vedere il fantasma di Don, no raga, impazzisco, aiuto. E eh, eh, sì ragazzi, allora, non vi preoccupate che adesso andiamo a riparare cose perché necessariamente ci serve. Comunque scusatemi, vuole fichi fichiare, ma fare fichi fichi in auto, ho questo desiderio. Comunque allora, vai a riparare, tu vai a riparare questo. Fabrizio detto Maurizio, vai a riparare questo e io in realtà ah, ma an... allora, scusatemi, andiamo a offrire direttamente aiuto. Ecco qua. <gasps> No, vabbè, scusatemi, ma io non avevo visto la maschera di lui, shock because. Oh mio dio. Ragazzi, io sono bestita da tutto ciò E credo che sia anche un bel uh, fustaccio Adesso lo scopriremo, ragazzi Perché ci dirà di che cosa ha bisogno, ovviamente, di riparare le cose Oi, ciao, ah, oh, o oh, non oi uh, Non so, ma che fa? Lui fa finta di chiamare Non sono nella posizione più adatta per intrattenere ospiti Siccome è tutto rotto non posso neanche offrirti uno spuntino Mi arredo, arrendo, arredo mi arredo, oddio. Stavo spegnendo, ma non ho visto come ci è arrivata. Ci sono arrivata semplicemente eh, andando in, come dire, ehm, lotto comunitario. Ecco. E alla fine è il fantasma di Don quanto lo amano, infatti, è duro e, mh, stavo spegnendo il PC dopo tentativi di una casa affacciata sul mare nel 2. Madonna mia, che aveva la capa fresca, Mariam. Ciao, buonanotte, grazie per essere passata. Ci rivediamo nei prossimi giorni su Twitch, magari. Allora, ragazzi, andiamo a riparare perché lui non può nemmeno farci un sandwich, attenzione, altrimenti uh, direi a questo punto che... Uh, ce la fai? Ma... Scusami, ma... Vai qui. Ma devi riparare. Ah, beh. Cioè, pensavo che si fosse reso al suo destino. Vai, vai, vai. Ok, allora lei ha riparato quello. Vediamo se può riparare anche questo. Praticamente Fabrizio, cioè io non voglio dire ok che abbiamo ripreso la passione, ma la, la virilità. Allora, Max Motives. La virilità, diciamo che un pochettino. Ma era questo, Max. Oddio, aspettate, Max Motives. Bah. Vabbè. Ah, forse è andato, sì, sì, sì. Comunque dicevo, uh, ragazzi, rido tantissimo perché la virilità de del nostro uh, adorato sicuramente è tornata perché uh, in parte. Però vedo che è sempre più... i pantaloni ce li ha sempre lei, ecco, non vorrei dire. Allora, continua a... brava a sistemare il tutto. Ma scusatemi, ma lei ha un plumbob blu in testa? No, lui. Ah, vabbè, perché l'altro. Oddio, non me ne ero mai accorta. Allora, scusatemi, lui vuole fichi fichiare in tutti i modi. Oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio. Sta per finire l'appuntamento. No, aspettate, intrattenere Fabrizio, fare il solletico raccontare una barzelletta. Oddio, guardate lui che si fa trovare. Beh, posso dire. Eh? Allora, a questo punto, lui, sì, che è affascinante. Adoro. Noi sappiamo che Sindy è incinta, ma loro no. Se alla fine si rimette con Fabrizio, detto Maurizio, potrebbe mentire e dire che è suo. Ma infatti Laura, ti posso dire che anche se lei lo sapesse, lo venisse a sapere, diciamo, in tempi brevi, ragazzi, secondo me questa sarà la sua intenzione. Ve lo comunico. Cioè, secondo me questa è la situazione. Um, Ale, quando torniamo a casa andiamo a comprare dei vestiti a questo... Mi fa paura. Ma Ceci ma tu lo vedi, cioè io questo... Ricordiamoci un secondo, adesso devo un attimo uh, intrattenerlo, fare il suo intratteni con uh, Barzelletta, uh, aspettate Barzelletta che vado sul sicuro, vediamo. Comunque mi fa ridere perché così... Uh, già siamo indecenti, lui già è tutto così rigoroso, ma se vi ricordate quando è nudo è ancora peggio perché ha un boxer... Uh, Leopardato, zebrato, no, tigrato, scusatemi Tigrato, impazzisco Dobbiamo figliare anche con il vetusto, esatto Ehm, ricorda, no, esatto, sembra la scena del Titanic, ragazzi, impazzisco Disegnami come una delle tue ragazze francesi Amoreggiare con Fabrizio, ragazzi Allora, baciare sicuramente posso farlo Bacia, ehm Uh, romanticamente, vi direi: uh, il fichi fichi non lo possiamo fare. E lui vuole intrattenere Cindy, per cui intrattieni con battuta, dai, che dovrebbe essere più rapida. 15 secondi: 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, no, 5, no, no. Fa il bagno con la schiuma Ma no Baciare Fabrizio Ok, vai a baciare romanticamente Anzi, teneramente, vai Quattro Tre Uno No Ma non è possibile Sei una persona gradevole Cioè, simpatica Però ha detto che è stato gradevole Passare il tempo con te Gradevole ma io. Auguri! <ride> Impazzisco! Vabbè, ragazzi, ok. Cosa? Flirtare con Danila? Ma io ti sputo veramente nel, nel controsoffitto. Qui delle tue sopracciglia non esiste. Non esiste. Vabbè. Domani mia cognata si sposa. Io probabilmente sarò giobraca all'aperitivo spoiler! Storie su Instagram moleste! So, so, so. Oddio, I can't wait! I can't wait. Ti prego, uh, guarda, mandami delle storie se non le vedo, perché tra l'altro domani sarò in palestra again. Quindi ho paura di perdermi qualcosa per quando sarà l'aperitivo. Vediamo. Comunque, scusatemi, qui c'è un osso. Ma per chi? Vabbè, comunque, ragazzi, l'appuntamento devo dire non è andato male. Lei vorrebbe invitare Don, a massaggiare la schiena a Fabrizio, massaggiare la schiena a Don, praticamente confusion. Uh, 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 uh. Confusion. Gradevole is the new, ho visto di peggio, ma niente di che. <ride> Oddio. Comunque, scusatemi, io credo di aver aggiustato tutto a quest'uomo. Posso capire dove è andato? Oddio, cioè questo fa la bella vita, io gli ho pulito casa. Cioè... Uh, mi scusi, signor... Uh, uh, come si chiama? Osserva Yuge. Uh, saltella fin qua. Pff, saltelliamo. Illusion. No, 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 no. Uh, sta saltellando. Adoro. Ah, lei balla in maniera veramente sinuosa. Senti, uh, tu fai da brava massaia gentilmente uh, ripulisci. Perché qua gli uomini non valgono veramente un mezzo centesimo. Confusion! che eh, cari. Ormai, veramente sono la, la pietà, veramente continuo così, e forse anche lei, esatto. Ma uh, dove? Cioè, che devo? Che devo, che devo fare? Vai a cacciare gli insetti, grazie. Tra l'altro, ragazzi, io adesso non vorrei dire prima o poi torneremo eh, con lui al lavoro. Ma lui fa il cacciatore di tesori, per cui sinceramente, io dopo vado a cercare un tesoro. Lui adesso ha preso la blatta blatta germanica. Blatta germanica dice si sì anche dattero, ecco. Ah, qua sotto ci sta il coso. Dovrei parlare con lui, infatti, sto stramaledetto. Ah, veramente io non ce la posso fare. Vediamo qua. Allora andiamo qui e vediamo se magari il tizio si sveglia. No, mh, lei è venuta qui e non mi sta proprio a sentire. Osserva gli uccelli, magari sì, vediamo. Non lo so. Guarda, al momento l'unica cosa che posso fare qua è osservare i pennuti. Eh, lui russa, raga, lo sentite? Madonna, comunque scusatemi, ma il rumore che si sente io adesso non so se lo sentiate voi di preciso, ma il rumore che si sente anche dei passettini nell'erba loro impazzisco. Impazzisco. L'ha presa la blatta, vabbè. E, tra tre giorni un matrimonio, so già che tornerò a casa vedendoci quinto. Ragazzi, mamma mia, comunque in questo periodo il matrimonio è assurdo. eh. C'è da dire che io dovevo andare a un matrimonio anche io sabato. Uh, ma è stato rimandato all'anno prossimo. E, tra l'altro, matrimonio al quale dovrei, avrei dovuto fare anche da testimone: uh, matrimonio in Puglia, tra l'altro. Per cui, con questo caldo, io vi lascio immaginare come sarei stata. Come sarei stata? In un modo dire osceno e dire davvero poco, e però, sì, sicuramente uh, avrei preferito andare al matrimonio e mangiare e sbuffarmi. Però, ragazzi, sinceramente, una cosa che dovete sapere di me è che io senza buffe non posso stare. Per cui uh, diciamo che nel momento che cui volete scelto da testimone. Io impazzisco e comunque. Um, il, se non potevo fare il buffet, per me non aveva senso esistere. Questo matrimonio. Ciao, persona quale farò da testimone. Sa tutto, sa tutto, sa anche che ho spinto per rimandare questo, testi, questo matrimonio. Stemma di talento pesca livello bronzo. Scusatemi, io non l'avevo visto. Lo stema, stemma di talento, un ciufolo non ha niente. Benissimo. Con Fabrizio deve aumentare l'abilità. Saresti passata da me. Fantastico. Ma dove sei Karim tu? Ora che ci penso. Allora, lui sta cercando il tesoro. Fantastico. Ragazzi, non è possibile. Mannaggia lui, guardate. E io il bello è che io devo rimanere nei paraggi perché. Proviamo a cercare un tesoro qua. Se il tizio ha trovato un osso Ma che bellissimo regalo Ah Taranto Allora sì Più o meno Più o meno dai E anche Cindy dovrebbe aumentare L'abilità di corpo Oddio Raga Oddio ho scoperto l'acqua Il tizio non così sveglia No vabbè io non ci sto credendo Non ci credo Ragazzi ho scoperto l'acqua No, vabbè, è una fonte miracolosa, e lui non si sveglia, ma non è possibile, no, vabbè, scusatemi, lui non sta pensando a niente, sta pensando alla tizia, ma io ho scoperto l'acqua, scusatemi, se non è santità questa, sono santa, ok? Cioè, vabbè. Mio cognato l'aveva già rimandato di un anno, non ne possiamo più di sto matrimonio, no, infatti, nel mio caso è stato rimandato solo di un anno. Ragazzi, questo si sta allagando, sono molto contenta, posso dire, cioè, molto molto contenta. Uh, tra l'altro io mi sa che dovrò rimanere a dormire qua. Fa il giocoliere con le tazze. Lui si sta facendo un bagno. Tra l'altro non abbiamo nemmeno il piano di sopra, quindi molto semplicemente non abbiamo spazio per fare niente. Balla. Uh, possiamo ballare lula, ragazzi, attenzione. Nel frattempo che questo maledettissimo tizio si sveglia. Si è rotto un'altra volta. Oh, raga, ma questo è deceduto, secondo me. The Sims 2 è il gioco della vita. Mamma mia, veramente. Non si può provare a svegliare sto tizio. Eh, ragazzi, bellissima domanda. Eh. Uh, senti, Maurizio si è rotto un'altra volta. Questo coso. Mm. Osserva. Ragazzi, non c'è il letto, ma il bello è che non lo posso nemmeno comprare. Capito? Volevo comprarlo, ma non posso. Mi sa che devo mettermi a pescare cose. Vabbè. Naso, no, adoro. Tra l'altro, si stanno fidanzando e spadando un sacco di miei cotani. solo 22 anni. Non me ne frega niente di matrimonio. Al momento mi fa stranissimo. Allora, uh, cioè, proprio infischiatene, ma proprio infischiatene alla grandissima. Cioè, don't worry, ma proprio don't worry. Uh, sei, sei molto, molto giovane quindi <ride> non ti preoccupare. Potrei capirlo nel mio caso: ho 31 anni e ok. Allora proviamo a col verme. Eh, ma poi, ragazzi, per me sono grandi errori i matrimoni uh, a quest'età perché. Uh, contestualizzo Ci può stare che uh, Ci siano casi in cui appunto No io sono innamorato Perso voglio boh, devo Sono fidanzato magari da 5 6 anni Che ti devo dire ci sta Ci sta però ragazzi cioè, se, uh, 22 anni uno ancora piccolo Che sta succedendo Uno è ancora piccolo Cioè veramente piccolo piccolo Per cui sono contraria per questo motivo Non uh, Sembra troppo ripido Ehm, non è assolutamente concepibile per me No, 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 no. Allora, peschiamo qua con Mino. Ehm, ogni cosa a suo tempo, ecco Però, appunto, ci sono anche tante coppie che si sposano molto presto e... Ma che fa? Credo che questo tappeto non serve a niente Questa sembra un'ora funeraria Vabbè. Ehm, Ragazzi, non è possibile questo stramaledetto Fatemi vedere se... Force Error. Amok. Bah, non so che cosa ho fatto. Ehm... Uh... Posso trovare il tizio. Aiuto! No, ragazzi, ho ucciso tutto. Però, scusatemi un attimo, secondo me, ritornandoci nel futuro. Raga aiuto! Allora, secondo me, ritornandoci nel futuro, potrò stare tranquilla. Perché basta pescare. Vai a tappare la buca, effettivamente. Almeno questo lo possiamo fare. First reaction: shock. <ride> è finito nella fossa. Forse dovevi fare reset. Forse sì. In effetti, e, mh, ti direi di uscire senza salvare. No, Kev, non esiste. Però, sicuramente, non salvo qua. Oddio, raga! Oddio, è vivo! Oddio, è vivo, scusatemi, stregone art No, un attimo, ragazzi, è qua Calma, calma, il tizio è qui Oddio, è nell'acqua, è vero, avete ragione Hai, Avete ragione, c'è, cioè. aiuto, panico Emi, eh, ciao, scusa, sei entrata proprio nel momento di crisi <ride> Assurda, tra l'altro, scusatemi eh, Non ci può stare, ah, tra l'altro che eh, Karim me l'aveva scritto reset, eh, giusto per dire Uh, non so più se ho 22-23 anni. Lascia stare pure io. Ho scoperto mh, ora che ho 31 anni. Uh, non esiste sposarsi a 21 anni. Confermo. Prima bisogna fare il proprio percorso e solo dopo pensare al matrimonio. Ragazzi, confermo in pieno. Laura, stay with us. Ok? Ok. Noi fidanzate alla veneranda età di 31 anni che ancora non ci sposiamo. Ok. Fate, uh, live your life Arriva il momento, tranquilli Cla, ciao Aiuto ragazzi, come faccio adesso Allora, pescare I don't give a F Allora, un attimo Allora, stregone art Ok C-rap Set birthday Change Altro Set, come faccio Oddio Aiuto Aiuto ragazzi, calmiamoci. Plan outfit, debug interaction. Uh, no. Add to create secret society. Display force error. Dump, Ma non so assolutamente niente. Rendi selezionabile dal debug. Come si fa? come si fa? Oh, dio. Eh, esatto, Ceci. Noi vi danzate da 10 anni vecchi è decrepite. Vi diciamo stay safe. Ok? State calme Force Error. Mi state dicendo. Ok reset. Niente, ragazzi. Niente. Ah, make selectionable. Aspetta, ma make selectionable. Come faccio? Mica lo aggiungo a me. Mica lo aggiungo. L'ho aggiunto. E poi... Oh mio dio. Tra l'altro lui ha un desiderio. Sfuggire alla morte. Oddio ragazzi. L'ho aggiunto all'unità familiare. Oddio. Salire le scale. Uh, eh, ma come faccio? Vai qui. Ragazzi, ho oh, desperation. Give dead token, no? Cambia... Ragazzi, come faccio? Ammira le stelle... Come si fa a teletrasportare? Scusatemi... Cioè, ma io non so, veramente... Force error... Reset... No... Non funziona... Salta con la corda... Ricembriti a Babora... Aspetta... Medita... Canta per guadagnare... Potrebbe cantare per guadagnare qua... Oddio... Se poi te lo teletrasporti nell'otto e lo togli dalla famiglia Kev, ma come lo faccio a teletrasportare? Io ho il tasto sinistro e shift non funziona Ti muori, blatte uh, Ammalarsi e organizzarsi eh, Organizzarsi Organizzare una festa Ma perché? Boh. Ma Shun, ciao, il panico Il panico Comunque che abilità Nessuna Socialità zero Vabbè, è un vero e proprio eremita. Un vero e proprio rimita Ha qualcosa che ci può servire? No, un ciuffolo, benissimo. Dove siamo, ragazzi? Siamo in una baracca segreta, molto, molto segreta. Uh, e ovviamente stiamo facendo tutto questo danno. ecco Che cos'è? Ah, lucciole. Vai a prendere pure le lucciole. Uh, Catturare le lucciole. Uh, te ne trasportarono nel terreno come i seguenti due Simpson Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Allora, desperation. Change suit calculate attraction plan outfit. Kill no, debug uh, interaction. Altro. Force error. Make sim, make vampire. Make Furious Furious. Oh mio dio ragazzi, che cosa ho fatto? Toglierlo dalla famiglia. Ok, ok, proviamoci. Come faccio a toglierlo dalla Make Unselectionable. Selectionable? Ok. Allora ragazzi, ritorniamo all'albergo. Mi sembra un'ottima proposta. Cammina verso il lotto. Ehm. Casa? Scusatemi, mi ricordate se è. Um... <ride> Ma lo uccidi sul serio, veramente. Mi ricordate come faccio? Devo tornare a casa o all'otto comunitario? Non ha più la maschera? No, 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 ce l'ha. Che paura, Ceci. Che paura. Casa, ok, vado a casa. Ok, ok, ok. Malissimo. Mi sento in agitazione perenne. Fabrizio del tomarizio sta pescando i pesci degli morte suoi, mannaggia, guarda, veramente. Stava pescando, ma non ha preso neanche un pesce. Ovviamente, l'inutilità, veramente. Mamma mia, ragazzi. Allora uh, sento che la tragedia è dietro l'angolo. Proprio lo percepisco così a pelle. Morirà lì, <ride> oddio. Tanto, prima del matrimonio, il vero dilemma è trovare qualcuno con cui vale la pena passare il resto della tua vita. Quindi, si, cavolo, a 23 anni me la prendo comoda. Ma, Laura, ma assolutamente. Infatti, questo è un altro tema. Cioè, prima devi arrivare, poi ci devi passare il tempo, poi devi decidere, poi. Hai ancora un sacco di step e prendela come una cosa molto positiva. Molto, molto, molto positiva. Ho come l'impressione di aver perso qualcosa di importante. Oddio Purtroppo sì Oddio Ragazzi allora aspettate Masciuno non ti preoccupare Poi quando recupererai Diciamo ti sei persa un po' di Un po' di cosine ma Cioè Un po' tragedie Diciamo Lotto comunitario Così come siamo arrivati Ritorniamo Dio mio Ditemi che non abbiamo fatto la tragedia The Sims cast stories Ragazzi ma Cioè l'introvabilità queste cose Cioè è... A life stories, ragazzi. Tutti quanti me lo state dicendo. Mi avete rotto la salute per farvi scaricare The Sims 2, eh? cioè scaricare nel senso martoriare persone che l'avevano scaricato più che scaricare io. E poi. E poi cosa? Eh, allora, ora mi fate arrabbiare. E poi mi dite che quello più bello era The Sims Stories, che credo sia impossibile. Ehm. E... Karim, non posso leggere, non posso nemmeno condividere questa cosa che hai scritto. Che tra l'altro, YouTube ha riconosciuto una situazione. Non um, basta, noi vogliamo sempre di più. È vero, ragazzi, adoro. Comunque, adoro passare il mio tempo con voi. Ve lo giuro, ve lo giuro. E mi domando e dico: Ma come fa Come avrei fatto? Cioè, o meglio, uh, le live, il periodo live è iniziato recentemente, relativamente recentemente. Ma come facevamo prima? Scusatemi. Io, boh, vabbè. Naso, ah, i video dei gameplay, certo. Sì, sì, infatti, caro, ma assolutamente, assolutamente devi giocare anche a quello. Sì. Sì, 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 madonna ragazzi, comunque secondo me qui si parla di tante tante... Questo luogo è assolutamente perfetto, non ho assolutamente voglia di tornare indietro, non ho nessuna voglia. Raga, non c'è più, adoro! E c'è l'Amaca! Sì! Oddio, adoro! Impazzisco! Poi vieni su Discord, yes! Uh, allora ragazzi, sono arrivati il tizio... Tutto regolare, tutto regolare, non è successo nada. Ok, andiamo. E sì, e c'è un'altra volta le robe scassate dell'imortè, Perfetto, perfetto. Allora offre aiuto, e nel frattempo lui si offre di riparare. Benissimo, di nuovo. Uh, quando mi sposerò a 63 anni mi farà da Simone, Scegli, eri I really so. <ride> Colmi, me hey, just went in, and it's crazy. He's my number. So call me hey, Oddio! Oh, Raga, ma sto tizio lo vogliamo proprio far morire in tutti i modi? No, vabbè! Ma scusatemi! oddio santissimo! Questo mo. Ma io non ci credo. Ma perché deve morire sotto i miei occhi questo in qualche modo becero, non ce la faccio! Offri aiuto adesso per piacere, Madonna, noi ma non ce la faccio. Perché stiamo facendo tutto questo? A parte che sono molto d'accordo con questa domanda, Amy. Eh, cioè, spiegatemelo perché lo stiamo facendo. No, però lo scopriremo tra un po'. Cosa stiamo facendo? Oddio! Di nuovo? No vabbè Ragazzi due volte no. Possiamo muore? E manco è morto. Signore mio! Cioè, ma io non ci credo. Vabbè, allora comunque dicevo, oltre al fatto che perché lo stiamo facendo veramente, ma um, <ride> il motivo principale è che questo stramaledettissimo tizio, visto che noi ce ne stiamo per andare proprio a casa, scompariremo da questi schermi vacanzieri, in realtà uh, volevo svelare l'arcano um, dietro quest'isola, perché questo tizio ha un segreto che dobbiamo scoprire e quindi volevo scoprirlo. Perché c'è uno specchio qua dietro? Bah. Allora, andiamo ad offrire aiuto. Vediamo se adesso ce la facciamo. Ma. Eh, Maurizio, posso dire che la tua inutilità è davvero palese a tutti ormai? Ah, però però scusatemi il televisore. L'ho aggiustato, allora stupido io. Stupida, stupido io. <ride> e, mm, Emma, esatto, Emma è a casa, ragazzi, attenzione. Emma è alla Maison. Alla maison du monde e Muore fulminato anche secondo me ragazzi Però in realtà come potete vedere Continua ad essere vivo e vegeto bah, vabbè. Saremo ancora qui e celebreremo Il matrimonio esatto Di ognuno di noi insieme Oddio potrei piangere raga Non sono nella posizione di Trattenere eccetera eccetera No tu non puoi andare A dormire No raga sta andando a dormire Io non ci credo non ci credo. Ma allora scusatemi, ma questa cosa. Allora, vai a dormire tu! Va a dormire tu! Va a dormire tu! Va a dormire tu! No! Ok, forse ce la possiamo fare. Scherzavo. Maledetto. Niente, raga. Niente proprio. Allora, facciamo così. Uh... No, non posso fare nulla. Eh niente. Raga, così come l'abbiamo preso, fa un gesto sciacabra, niente, è finito tutto. Alla fine Don o Fabrizio? Fabrizio, ragazzi, attenzione. A lei piace pure l'indigeno, ma infatti, ragazzi, io speravo che qui si guagliasse, però vabbè. Partecipare a un'escursione... Ma ragazzi, ma allora io qua che posso fare? Vabbè, allora andiamo avanti veloce, scusatemi. eh Becchiamoci, si spicci. E... Erika, ciao. Devi riparare anche la lavastoviglie e il microonde. Oddio, sì, sì. È vero, anche la lavastoviglie rimane. Ripara questo. E tu ripara il microonde. È vero, ragazzi, erano rotti. La 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 la. Ma che ha fatto? Su so schifo? Bruciato? Spegni la musica, però, perché mi ha veramente rotto e sfracassato. Grazie. Ragazzi, Cindy è incinta di. Eh, sto tizio con la maschera, chi è? Bella domanda. Allora, è l'eremita, ragazzi, che praticamente fa colazione. È di nuovo rotta. È un eremita che praticamente ci ha fatto capire che non può aiutarci. Uh, Max Motives. Non può aiutarci a risolvere le nostre faccende, cioè di svelare il mistero di questa. Um, di questa. Isola, baracca, esatto uh, Perché c'ha troppe cose da aggiustare Per cui adesso se io aggiusto le cose al posto suo In teoria dovrebbe evitare di sfragassarmi i cosiddetti Quindi potrebbe aiutarmi a svelare il mistero della baracca misteriosa Cioè, non a caso Ce la possiamo fare? Ecco, ditemi di sì, ditemi di sì Ancora? Medita Vabbè. Cioè, lui continua a dormire, ragazzi Ehm uh, Vediamo se qua devo riparare qualche altra cosa. Mi sa di no. Prendi da bere. Armeggia, armeggiamo pure. Che ti devo dire? Ok, ok. Ragazzi, allora abbiamo fatto. Stiamo facendo cose senza sapere cosa stiamo facendo. Ma esattamente. Anche questo. E basta, Cribius. Bevi l'espresso. Cindy, ripara questo. No, ma ha già riparato. Armeggia pure qua. Ditemi che si sta svegliando. Si è rotto quello. Ma ragazzi, ma voi mi avete rotto. Cioè, io sono rotta, ecco. Cioè, è parte del gioco, infatti. È arrivato il momento di terminare la vacanza. No, no. No, raga, no. Come posso fare per allungare il brodo? Oddio mio, che devo fare? Aiuto. Oddio. Ci auguriamo. Vabbè, ragazzi, allora, praticamente niente. La situazione è questa. Non posso. Controlla il frigo. Un lotto maledetto. Secondo me si. Sì. Dorme tranquillo sapendo che ci sono le persone che aggiustano tutto. Esatto. Ragazzi, ma eh, non... alla fine della fiera non abbiamo aggiustato niente. Uno due, tre. In più abbiamo potre fatto dei biscotti dal coso benissimo direi. Beh, direi che è un'ottima situazione quella nella quale ci siamo trovati. C'era il postino, oh mio dio, strano che non ci siamo riusciti esattamente. Ma strano davvero, ragazzi? Davvero. Allora devo dirvi: attenzione, che pay attention, io mi ritengo anche molto soddisfatta. Mi stupirò, mi ritengo anche molto soddisfatta di quello che ho fatto perché ci abbiamo provato, ragazzi. E non si dica che non ci abbiamo provato: ho voglia di formaggio in questo momento. Ok, tutto a posto. Però ci abbiamo provato. Credo che andrò a mangiare un pezzo di formaggio tra poco. E... Ragazzi, la vacanza è giunta al termine. Mi state dicendo che non ho più chance, devo andarmene. È ufficiale. Ok. Ragazzi, niente, lasciamo ufficialmente l'albergo. Lei piange perché ecco, è commossa, lui è felicissimo di aver passato questa vacanza. Uh, con lei. E... Però, sì, ragazzi, siamo un po' tristi di abbandonare la amoreggiare con cinque sim diversi. Ma tu sei veramente un marpione. Tra l'altro, lui vorrebbe ballare con Cindy, massaggiare la schiena di Cindy e parlare a Cindy. Ma non vuole fidanzarsi. Non vuole avere una un conversazione sgradevole con Cindy. Vabbè. Uh, vabbè, per il resto, la navetta è stata inviata. Ok. E arriverà entro breve, perfetto. Uh, una live su Simpson Stories <ride> Proverò, proverò Proverò a recuperarlo Ecco Allora ragazzi, nel frattempo Guida turistica Prenotato un'escursione Barca a fondo trasparente Parasailing C'è un No vabbè ragazzi, allora scusatemi Io, io ora posso dire che Cioè o, non, non vorrei dire Ma io ora Urgentemente cioè, devo verificare queste cose Adesso, ok che non l'abbiamo fatta adesso Ma mi confermate che a questo punto della fiera Queste escursioni le faremo? Cioè, ritorniamo Dobbiamo necessariamente tornare A questo punto Una vacanza di famiglia mm. Visto che adesso abbiamo ufficializzato Il nostro rapporto con Ecco, non vuole pugni in faccia Ha detto Visto che abbiamo ufficializzato il nostro rapporto con Fabrizio Ha detto Maurizio Il quale però Scusatemi, dov'è? È qua Si fa aspettare il nostro Fabrizio Detto Maurizio, lo amiamo Lo amiamo E Solo Cindy aggiustava, infatti L'indigeno non sentì la nostra mancanza Anche secondo me, ragazzi Comunque questa tizia sta sempre arraggiata, ragazzi È la seconda volta che viene qua e bussa come una pazza È un attimo, sto arrivando È cribbio <sussurra> Grazie, cari Ehm è chiaramente una Fai figli che con Fabrizio Maurizio per camuffare la gravidanza? Sì, 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 sì ragazzi, assolutamente mi sembra un'ottima idea perché al momento appunto loro hanno ripristinato la relazione stanno insieme si amano, ecco, ufficialmente uh, quindi ragazzi un fichi fichi ci sta non l'hanno fatto in vacanza soltanto perché ancora letto a casa del cast non c'era, ma se no l'avremmo sfruttato cioè ragazzi, palesemente, parisemente bla 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 Cosa importante? Ho provato a scaricare la mod Passion Romance. Non mi funziona. Come? Eh, mi Sai che non, non saprei, io ce l'ho ancora, tuttora. Allora, si è aggiornato il desiderio. Fidanzarsi con Don. Cioè, si è aggiornato in peggio. Quindi, mi ritiro per la serata. Tornerò domattina presto. Allora, ragazzi, lei sta tornando qui, vestita da, da guardia giurata, perché probabilmente tra. Uh, tempo, 4 nanosecondi, dovrei andare al lavoro, vabbè, ma quanto sei vista. scegli i vantaggi delle vacanze, cosa, cosa, allora consiglio, vantaggi delle vacanze, madonna ragazzi, ma c'è, cioè, posso dire, 4 spanne sopra, 4 spanne, na na na, two, cioè, ma stiamo scherzando, help, allora, sei di nuovo a casa dopo la tua vacanza. A seconda di come è andata, i tuoi Sim hanno attraversato dei cambiamenti che dureranno un po' di tempo. Se la vacanza è stata benefica, puoi selezionare alcuni vantaggi che miglioreranno temporaneamente la vita dei Sim. Vi dico solo questo. Se invece i tuoi Sim non si sono divertiti, potrebbero risentire della differenza di fuso orario. Oddio! No, vabbè. Quindi saranno di umore un po' cattivo finché non si riprenderanno. Ricorda che tanto migliore la vacanza, tanto maggiori sono i vantaggi. Ragazzi, scusatemi: punti vantaggio vacanza 3. Ok, qui cosa mi dice? Boh, non lo so. Allora, vediamo un attimo se. Ora allora, continua: applica a tutti i sim oppure. Vabbè, le cose sono uguali per tutte. Ok, aspettate. Ah, si ferma il tempo della gravidanza, allora non andrà in vaca a lavoro. Una piccola crisi di coppia con un tradimento di mezzo può capitare a chiunque. Confermo, ragazzi, assolutamente, dai, è stato un attimo così, una situazione, tra l'altro, scusatemi, ma è chi cavolo è? Do Lotario con le fiamme mentre pensa a lei? Adoro. Allora vediamo i vantaggi. Abbiamo spensieratezza. Ne possiamo utilizzare tre. Spensieratezza offre al sim il vantaggio di uno spazio aggiuntivo per i desideri. Vedrai come diventerai spensierato in fretta. No, vabbè. Uh, freschezza, tutto sembra più facile quando si torna da una spendita vacanza. Grazie a questo premio il tuo Sim riceverà un bonus nelle attività che potenziano le abilità e gli stemi. Inoltre sarà più veloce a finire i lavori di casa e eh, anche questo potrebbe essere molto carino. Produttività, uh, trascorre meno tempo a riposare avendo trascorso un'ottima vacanza. I bisogni di comfort, socialità e divertimento diminuiranno molto più lentamente. Quindi in più attenzione, e qui già mm, mi farfuglia qualcosa, dato sim un qualcosa di intangibile che gli altri sim percepiranno, questo vantaggio agevola gli incontri romantici, ragazzi questo sarebbe stato molto molto uh, profico nel caso in cui lei non fosse già incinta di due persone uh, e avesse già uh, un piede in due staffe, quindi io onestamente direi Uh, di tenerci su questo sinceramente uh, cioè di uh, mh, uh, escludere questo operosità, molto più meglio al lavoro Il rendimento lavorativo riceverà promozioni molto più facilmente allora io sarei per questo oppure perdono molto più difficile da turbare tutti i sim con cui era in collera verranno perdonati allora ragazzi onestamente io vi dirò sono più per o spensieratezza o operosità. ditemi voi che cosa ne pensate? Perché, sinceramente, potremmo mettere questo e questo. Fatemi vedere se vale anche. Ah, ma io ne posso. Ah, si! Sì. Allora, per Fabrizio io a questo punto andrei a mettere Operosità e uh, Produttività. Non metto perdono, perché sennò succede il pa pandemonio. Per lui metterò uh, Perdono. <ride> e spensieratezza, anzi, perdono, e questo, ma ne posso mettere tre, per cui anche produttività, magari Don farà qualcosa. E uh, per lui direi mh, essere un po' più così affascinante uh, e per lei uh, a questo punto aggiungerei anche freschezza, ragazzi. Ci siamo, che dite? Io sinceramente andrei su questo, sono un po' diversi per tutti, la mia famiglia adottiva eh, su sta isola ci morì, se il mio sim ci ritorna ho paura di fargli ricordare brutte cose, ho un attacco di ira, mi... no vabbè non ci credo, a Fabrizio metti che perdona Cindy Ah, questo è vero, perché io adesso pensavo al fatto che poteva perdonare anche l'ex moglie, ma perdonare di che è lui che le ha fatto le corna. Per cui, vabbè. E allora a sto punto, ragazzi, uh, togliamo produttività e mettiamo questo. Operosità per il lavoro, perdono e quindi in più. Ci sta, ragazzi. Vai. Allora, scusatemi. Quindi lei ha uno slot in più. Piango tantissimo. Allora, fidanzarsi con Don? No, non posso fare. Massaggiare la schiena a Don? Questo posso? Vabbè. E massaggiare la schiena a Fabrizio. Però lei non può andare al lavoro, ragazzi. Abbiamo capito. Allora, più che massaggiare la schiena, io direi di uh, andare a ballare lentamente. Just first of all. Zorro è lui! Zorro è Fabrizio detto Maurizio. Io lo amo, tra l'altro. Ma scusatemi, ma benvenuti a tutti! Bentornati a casa! Piccoli voi, oddio. Emma, ragazzi, se non vi ricordate. Ciao, Ceci! Tra poco vado anch'io, tranquilla. E, ragazzi, se non vi ricordate, la. Madonna, come si muove! Prende, Prende in braccio Emma. Dopo aver ballato lentamente e vediamo un secondino. Oddio, come sono romantici! Luccello che esce sempre come quando vuole, benissimo. E mamma donna da se stessa perché mamma e papà stanno ballando un lento Ma mi innamoro Se mi innamoro Allora, scusatemi, nel frattempo lui lo metterei ad ammirare le stelle Allora, eh, non abbiamo tantissimi soldi, ragazzi Però vi posso dire che esigo di mettere altri pini Ah, fondi insufficienti Già non ne abbiamo più Benissimo, benissimo e ora che facciamo? Posso vendermi altre cose? Vabbè, niente. Ragazzi, dobbiamo aspettare di andare al lavoro. Che è successo? Ah! Che cavolo è? Oddio! No, ragazzi, scusatemi! Don Lotario. No, vabbè! Cioè, scusatemi, don Lotario mi ha lasciato arrabbiato come non mai. Cioè, mi ha lasciato. Oh! No, scusatemi, mi ha lasciato dei fiori, delle rose rosse. Oh santo Dio. Cioè, ma io non osserva. Non possiamo nemmeno dire niente a lui perché è venuto soltanto... Comunque le fiamme ce l'aveva, ovviamente. Che romanticismo, è vero, in mezzo alla via. Comunque lei, devo dire, è contesa, eh. E la piccola, la piccolina qui che sta sopra il cuscinotto, allora, lui è andato a rilassarsi Ma direi di no uh, Prima di andare a leggere A leggere, a vedere le stelle Vai a riempire la ciotola A fare un po' di coccoline Sgrida per l'uso del letto per animali Ma no, loda per esprimi affetto dando... Ragazzi Ma ha sentito che stavo scendendo le scale Ed è venuta No, vabbè Ma io potrei piangere la piccolina, che tra poco metterò a terra, ovviamente, inutile dirvi. Cambia il pannolino. Uè! Pannolino a terra, la zuzima. Coccola. Oh! E gioca con Emma. Nel frattempo, lui sta facendo le, le coccoline alla piccola Kida. Ah, oh, ti voglio tanto bene! Che voglio tanto bene Ragazzi, la ciotola di Kida è più grande di lei Io adesso non vorrei dire, però sì, lo dico No, vabbè, io l'adoro Ma guardatela con la faccia dentro La sozzimma, esattamente Con doppia M, ovviamente, inutile dire uh, Allora, visto che lui stava facendo la doccia adesso Vabbè, butta via E scusatemi, ma lei tra quanto tempo passerà? Ad età, vabbè dettagli, lo scopriremo solo vivendo allora, andiamo a rimettere Emma in the box e dopodiché andiamo a um, metterci un po' rilassate non abbiamo ancora ammirato le stelle con lui, ma lo faremo dopo una bella fichi fichiata, vediamo sull'oggetto che hai messo in camera per cambiare panolino, oddio è vero è vero non l'ho fatto Ops. E ok, allora vediamo un attimo ragazzi, perché mh, bentornata a casa dove hai lasciato per diversi giorni tua figlia da sola con un cane incapace di accogliere un figlio, adoro, allora lei è vestita da, eh eh ragazzi, ci sta, ci sta, vediamo un attimo se, no non leggi, ma fai fichi fichi, oh yes yeee yeah, ragazzi adesso c'è il tranello lui penserà che mi ha ingravidata e invece no allora massaggiare la schiena a Don e fidanzarsi con Don no partecipare ad escursioni dobbiamo farlo ragazzi prossima volta e massaggiare è un cane un gatto? è un cane lo adoro tra l'altro ok allora mentre lei dorme Direi a lui di andare ad ammirare le stelle. Tra l'altro io lei la facevo molto mh, esploratrice. Ma a questo punto della fiera vedo che anche lui. Oh, scusatemi. Ma è grazioso. No, cioè, ragazzi, stella di mare. Ma io devo necessariamente vendermelo. E questo, mappa della baracca misteriosa. Oh. Ragazzi, un attimo. Allora, queste sono secondo me tutte cose che possiamo palesemente vendere. E... -e, -e, -e come faccio a venderle? Elimina dall'inventario. Allora, proviamo con un osso. Ok. Ok. Ragazzi, adesso ho soldi per altri... Allora. Ho soldi, attenzione, per altri uh, pini. Questo è il mio pensiero fisso, che è vero che magari sarebbe carino tenerci qua un um, bel regalino della vacanza, eccetera, eccetera, ma in questa vacanza tua moglie è stata ingravidata, tua moglie, la tua compagna è stata ingravidata dal da, suo amante, quindi non so se proprio te lo vuoi ricordare, ecco. Uh, L'oggetto nell'inventario, uh, direi di andare a inserire... Uh -huh. Che devo fare? I. Ok. Inventario. E niente, ragazzi. Abbiamo mille semoneone. Adoro. Allora, tu svegliati. Inutile energumeno. Vai ad ammirare le stelle. Oddio. Ah, ma non sto vivendo. Ecco perché. Ok, vai ad ammirare le stelle. Ah, già gliel'avevo detto. Allora, svegliati. Nel frattempo, scegliamo altri pini. Ragazzi, qui aspettiamo i luppi. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non posso più prenderli. Dai, 13 possono andare. Eh? Ci può stare. Guarda l'inventario di lei, è vero, è vero, è vero, è vero. Perché non so se lei ha trovato qualcosa Allora, questa cosa che non ho assolutamente idea di che cosa sia Ah, la collezione di insetti Wow Ragazzi, cioè, mi stavo vendendo No Ma che cos'è? Allora, l'osso ce lo vendiamo E questa, ovviamente, pare semente pure Ok, posso comprare altri due pini, secondo me Madonna, quando mi venderò questi pini, vi giuro, sarò felicissima. Uno e due! Yeah! E ho addirittura 19 simole che potrei utilizzare per mangiare. <ride> vi stupisco, eh, lo so. I no, I no. Allora, Maurizio ha detto Fabrizio, ha detto cane. Vai. detto zorro, scusatemi, detto zorro. Allora, sta nevicando, almeno qui, perché nelle altre case eh, in realtà non è così. Uh, dei soldi che potrebbero servire per mangiare e vivere Pini, 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 pini Esatto Cosa? No, ragazzi, un attimo Il tempo passato assieme è stato strepitosamente divertente Vorrei ringraziarti con un regalo Flipper retro dell'era spaziale Giorno e elezioni No Cioè, ragazzi Don mi ha regalato un flipper Allora, cioè Eravamo rimasti alle No, vabbè Ma che c'ha qua dietro? Ma tipo è diventata la Befana? Ma io non ce la faccio! Cioè scusatemi, lui è passato dalle rose al flipper. Ma io posso dire che non pensavo di amarti così tanto e pur ti amo? Grazie Don. Grazie mille. Adesso ho soldi per prendere altri pini. <ride> ti sto palesemente comprando. Ma io non ci credo, vi giuro. Scusatemi, ma... gioca. Allora, fatemi prendere questo coso. 1700... No, vabbè. Ciao, le rose 55. Grazie, donna. Ti amo veramente tantissimo. Quando le rose non funzionano, si passa il flipper. Madonna, ragazzi, mi sento così affascinante agli occhi di Don, vi giuro. Comunque, lei è felicissima della neve. Ma adoro. Ma ancora non sa di essere pregnant, tra l'altro. Eh, attenzione. Uh, fingerà ovviamente che il figlio uh, sia uh, di, di Maurizio, inutile dirvi Pini, 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 pini Scusatemi, ma io credo che a livello di pini, di pinaceto ci siamo Non credete? Cioè, ma io spero che mi porti altri regali Scienza, può osservare, cercare costellazioni Quindi cerchiamo costellazioni, vai tra l'altro, fatemi vedere se ho anche delle bollette, delle cose. No, non niente. Benissimo, fai l'allarme. Proprietario. Eh, qua mi sa nessuno, ragazzi Metterò proprietario nessuno, secondo me, eh Attenzione uh, Viene di soppiatto con un flipper -flip in mano Ma no, vabbè, in tasca, esatto <ride> Mi ha fatto impazzire, ve lo giuro, raga Vi giuro, tantissimo Scusatemi, in tutto ciò Mi sembra che da giorni si sì, nevica Sì, Cindy, nevica Lei è vestita da... Uh -huh. Allora, scusatemi, a parte che Qua osserva, vabbè. Dicevo, eh, sono giorni che non cerchiamo lavoro per lei. Oh, no, Maggiorino tricornuto. No, ragazzi, è la mia collezione. Io ho venduto quella di. No, ho venduto quella sua. Che cos'era? Mi ha rubato, ragazzi, era lui? Era un'altra volta lui? Don è venuto e mi ha rubato il giornale? Cioè, allora, vieni e mi dai, prima mi dai una cosa, poi me ne togli un'altra. Veramente sono una persona orribile. Allora, scusatemi, invece di farla andare in bagno, perché ovviamente Max Motives non mi interessa minimamente. Uh, dicevo che vorrei farle cercare un altro lavoro. Perché lei adesso fa la guardia giurata e guadagna, devo dire, abbastanza. Ma io volevo farle cercare lavoro all'oceanografico. Però, boh, non lo so. Vediamo. Allora, no. Vai qua. Scusatemi, ragazzi. Ma soltanto quando... Eh, beh, direi... Soltanto quando è mh, sporca. Posso cambiarla lì, direi di sì. Gioca con Emma, coccola Emma e poi va vale a riposare. Perché te la devi portare in giro che poi me la devi buttare sul coso degli animali? Cioè, dimmi questo. Vabbè. Comunque sono pazzi, ragazzi eh. I sim, qui veramente nel 2 sono davvero, davvero pazzi. Allora, la piccola Kida che sta qua. Tra l'altro c'è il piccolo pennuto che non so che cosa stia pensando, sinceramente. Però vabbè. Chieda comunque, se vuoi, ma nel caso in cui volessi, ci sarebbe anche la tua cuccia esterna. E eh, non vorrei dirti. Ragazzi, scusatemi. Scusatemi un secondo. Ma. Volevo dire questa cosa, uh, ma loro si, se si volessero sposare, cioè il matrimonio funziona. Perché a me finora mi pare di non aver uh, di non aver trovato ancora nessun uh, Impossibile... Voleva guardare lei le stelle, vabbè. Ma ah, scusatemi, ma ora che ci penso, ma se io adesso mi volessi veramente fichificare... allora. No, fai il letto, no, scusami. Se volessi fichificare con lui. In modo uh, rilassarsi per cercare di avere un figlio. Cioè, lo posso fare o mi dà che già... Boh, vediamo. Uh, Emma, quando passa l'età, bellissima domanda. Uh, se apri la barra dei trucchi, la freccia in su, ti compare il trucco usato in precedenza. Adoro! Cioè, quindi così... Freccia in su. No, vabbè, fantastico. Allora, vi ricordate che vi dicevo il tigrato? Ecco, ce l'abbiamo ragazzi, il tigrato c'è. Fichi, fichi. Proviamo ad amoreggiare, ragazzi, niente, non posso cercare di avere un figlio perché è già incinta. La qualcosa mi tranquillizza perché avevo avuto per un attimo il dubbio che non fosse incinta. E invece no, ragazzi, confermo che lo è. Applausi, applausi. Allora mi hanno rubato il giornale, per cui vabbè. A sto punto fatemi vedere se posso andare a cercare un lavoro. Ordina il cibo. Scusate, controlla la posta elettronica. Non vorrei che Don quello Stalker adesso mi inizi a mandare le cose. Devi solo aspettare, infatti, mi sa che lo scopriremo nella prossima live. Non ha ricevuto email. Cerca un lavoro, vediamo. Ragazzi. Smissateci uh, di posto Ovviamente mi devono offrire di più eh. Cerca ancora 168 uh, 126 Cerca ancora Ma quanta neve No vabbè ma quanta neve uh, 336 di guardia giurata Ed è quello che stiamo facendo attualmente No vabbè ti ringrazio la gira, la rivista della scienza, 2,80. La medicina, no. Ah, è la rivista! Adoro, è la rivista della nostra piccola. Ha appena vomitato. Lei? Cerco ancora. Ok, non ci sono lavori di. Ragazzi, quando cavolo ha vomitato, scusatemi. Ha fatto b... Con la cosa? Ha fatto il gesto. Oddio, ma quando l'ha fatto? Comunque, ragazzi, non so assolutamente quanto tempo rimanga per passare di tanche alla nostra tenera Emma. Lo scopriremo solo vivendo a questo punto, vi posso dire. Perché non so, sinceramente. Boh. Allora, in tutto ciò, al momento, vedo che non ci sono ancora... Uh, mh, vai a cacciare gli insetti... Non ci sono ancora lupi. Sono un po' delusa about it. Non posso... Ah, sì! Sì! È uscito anche il coso della serie, ma sono incinta! Sì lo sai! Sì lo sai! Oddio! Ah, è andata al piano di sotto a vomitare! No, vabbè ragazzi, ma quanto siete... Cioè, veramente... Lungimiranti, lungimiranti. Allora, proviamo a studiare, tra l'altro, terapia di coppia, ragazzi. O anche puricultura. Direi o oh no, perché ho cliccato cucina. Poi alla fine, allora, studiamo, ragazzi. Puericoltura, perché probabilmente eh, adesso abbiamo un, un bambino che non è nemmeno toddler, diciamo così. È un mezzo toddler. Adesso, cioè poi, avremo anche un secondo bambino. Quindi, ragazzi, lei deve darsi da fare e cercare di capire un attimo la situazione. Quale può essere? Amore! No, ragazzi, il cane. No, non ci credo. Kida non c'è praticamente. Cioè, Kida è nella neve, non ci sta. Amore. Scusate, ma avete mai valutato? Cioè, la possibilità di renderla più umana come cosa? Questa. Boh, vabbè, Diciamo che. Sta stanza fatta di recinti e poca privacy. Bella, eh, Gab. Ai no, ai no. La rivista della scienza. No, ragazzi, cioè, My Best Forever Best The Sims. È questo posso dire che al momento è questo. Allora, il penuto sta mangiando uh, o no? Non lo so. Ma proprio come dinamiche, ragazzi, ma nemmeno il 3 era così. Mannaggia, la miseria infame. Allora, tu nel frattempo stai facendo l'albero come si dice, il popazzo di neve, e fin qua ci siamo. Ma qual è la tua relazione? Ah, ok, c'è un'ottima relazione con lei. E mh, dicevo, volevo andare un attimo sotto ragazzi a vedere se con il telefono potevo fare qualche altra cosa. No, al nulla, abbonamento, direi di no. Registro animali, ma no. Organizza, chiama, sim, consegna... Consegna? Che mi deve consegnare? Scusatemi, consegna cosa? Che non è un servizio. Uh, sono recita sarà sicuramente figlio del mio amato, veramente il rinomato Fabrizio Maurizio. Adoro. Cibo cinese. Sì, ragazzi, sì. Uh, scusatemi a proposito di questo mio andare. Ti costerà 30? Pff, sto piena dopo aver venduto il flipper, quindi vai, 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 vai. Comunque dicevo ragazzi, non so se avete visto la 100 Baby Guido di oggi, che vi invito ad andare a guardare come vi ho detto prima, ma per un guardare mi è venuto in mente perché eh, poi vedrete per quale motivo mi è venuto in mente. <ride> Comunque ragazzi, noi abbiamo un'amicizia eterna con Fabrizio Detto Maurizio, con il quale abbiamo un sacco di fiamme, fuoco a fiamme, eh, e poi abbiamo amicizia eterna con Dollotario. Adesso mm, vi dico solo questo: amicizia eterna. Dare. Così, giusto pur parlare, eh, ve lo dico. Allora, stanno arrivando le bollette. I think il taxi che porta il cinese? No, non è il taxi, è il cinese. Prendi la posta. Vai. Allora, tu vai, e invece lui, no. Vabbè, sto malissimo. Sto malissimo, ragazzi. Aleandro 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 Ale, Aleandro Ale, Aleandro La neve davanti alle porte. Se la si guarda dall'interno della porta è aperta e fatta malissimo. Sì, questo è vero, questo è vero, ragazzi. Ma anche dall'esterno, in realtà, vi posso dire quando si apre la porta. Però devo dire che, ragazzi, sinceramente, posso rinunciare a questa cosa. Ma ha preso la posta e che cosa c'era? Sì, il cinese, che poi tra l'altro per un esercito in realtà ci stanno quattro cose in croce, vabbè, sì. dettagli, allora facciamo così, ta ta, ok, uh, allora andiamo da Maurizio, ma scusatemi, quindi lui ha preso le cose per tutti, cioè 30 simoleon ha preso da mangiare per tutti, vabbè, impazzisco, Leggi la rivista della scienza, col cavolo, mangia, mangia il sushi qua, mangia il cinese, altro che il sushi. Comunque ragazzi, lei già iniziava a camminare un po' così, eh? Oh, sbaglio. No, le bacchette! No, scusatemi, sto malissimo, raga. Sto proprio malissimamente male. Cioè, lei sta mangiando così. No! Allora, ha preso... No, vabbè, non ce la faccio. Io... Poi, poi mi dite per quale motivo io ho uh, Instagram, capito? Perché io ho Instagram per questo motivo, ragazzi. Per condividere con voi tutto questo ben di Dio, ok? Ok? Madonna mia, io sto impazzendo. Impazzisco veramente tantissimo. Tra l'altro, bacchette che ricordiamoci in The Sims 4 sono arrivate soltanto con. Um... Oasi oh, si nevata, fantastico, pennuto dietro, esattamente. E anche la piccola Kita, vabbè, io amo, 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 amo. Benissimo, ci piace il cinese, ne avremo per qualche mese, ecco. E anche su The Sims 4 si può mangiare con le bacchette, sì, 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 si può mangiare con le bacchette, però ovviamente se hai espansione, ecco, diciamo. O comunque mh, le bacchette di vita in città sono un po' diverse Diciamo o è sinnevata Adesso le potete utilizzare come strumento preferito È stato introdotto con quello in realtà E, mh, e sempre l'hai fatta assista Il servizio a domicilio L'autista che ti porta avanti e indietro <ride> È vero Re, uh, Fabrizio ha la giornata libera Vita in città, esatto Anche se con vita in città limitata A quelle pitanze, diciamo allora ragazzi, io sto male soprattutto perché voglio uh, devo aspettare sto aspettando che uh, Oddio, la bambina è qua, che paura. E sto aspettando ragazzi che uh, si muova, ma scusatemi, ma se io lascio uscire Emma che si muova a dichiararsi incinta, che okay, vabbè, mi direte che mi cambia veramente poco, però già ci portiamo un poco avanti, ecco, diciamo così. Allora, per mangiare il cinese ci mettono 4 ore, 5. L'abbiamo capito. E al maggiordomo posso chiedere di fare cose. Mm. Allora, sì. Programma della porta. Respinge tutti i visitatori. Non risponde alla porta. No, vabbè. Dai, la mancia cominci a. Servire un pasto 2500. Baciare. Affrontare e baciare. Leggere di scienza, ma perché mai? Parla di galanterie, ma vabbè. Dettagli allora, non ci interessa. Allora, basta mangiare, non è che puoi stare veramente boh. Vendiamo le palme, eh, ma no, perché poi quando è estate, come faccio? Io comunque venderò i pini, capito? Pini, 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 pini. Tra l'altro uh, i pini anche mi stanno servendo un cavolo di niente eh, Perché, ragazzi, eh, no, ancora non si vedono i lupi, eh Ve lo dico Io sto in giro, però e, Quando vado a sushi, quattro ore Sì, esatto No, confermo Allora, la bambina... Questo vuol dire lascia uscire, ragazzi, eh Pay attention Poi ci chiediamo perché... Oh, oddio! No? No? È incinta? È incinta? Eh, Cindy, mi volevi dire questo? No, no, niente ragazzi. Non mi voleva dire questo, per fortuna c'era lui che l'alzava da terra. Perfetto, perfetto, perfetto direi. Va bene ragazzi, io, cioè, sinceramente vedo che... Boh, lei non mi viene incontro. Maggiordomo è in una topaia, fantastico, esatto. E, allora, lei osserva... Eccetera, Ma io non lo so. Comunque eravamo sempre qua quando ha scoperto di essere incinta della piccola Emma, eh? Non vorrei dire. Comunque in tutto ciò pensavo che la neve se ne fosse andata, in realtà sta arrivando la bufera totale. La bufera totale. Allora, oggi Donna ha deciso di non consegnarci nulla. Mi dispiace un pochettino, devo dirvi, però vabbè. Uh, detto ciò, ragazzi, io a questo punto della fiera, uh, il figlio di, figlio di Don Lotario uh, ancora non si è palesato. Voglio veramente aspettare. Oddio! No, ragazzi, un'altra volta. Si è preso il giornale di nuovo, questo maledetto. Cioè, guardate, questa è la sua espressione mentre si ruba il. No, vabbè. Si è, si è offeso un'altra volta, ragazzi. Cioè, io non ci credo. Si è offeso di nuovo. Probabilmente anche per il fatto, non solo per il fatto di odiare appunto uh, Maurizio detto Fabrizio, ma anche perché ha capito che non, uh, non c'è trippa per gatti, ecco. E quindi è andato a finire così a pesci fetenti. Anche perché comunque ho venduto il suo flipper, magari avrà visto che non era più lì davanti, che vi devo dire... Boh, vedremo. Uh, baciamo, coccola. Ragazzi, eh, io a sto punto voglio sperare che amoreggia. Ah, vi stavo dicendo, scusatemi, ma mi, mi, mi dite un attimo gentilmente che cosa può succedere? Cioè, come si fanno a sposare loro? Cioè, qua tra le interazioni non mi pare di averlo visto. Ma si sposano? C'è cioè questa eventualità? Boh. Nevica andate in montagna. E qui ci sono anche i pini. È fantastica come cosa. Comunque ragazzi, a proposito di andiamo in montagna, piccole gioie, ciao. Io direi ragazzi che la prossima volta, è vero che io voglio tornare urgentemente dove siamo andati oggi, cioè dall'Eremita. Perché adesso ho questo chiodo fisso Che devo capire Uh, compleanno di Emma Oddio Quindi ragazzi ci sarà anche il compleanno di Emma A Brevissimo, cioè domani uh, Nella prossima live E dicevo che uh, Ah, l'arco Devi uscirti i proponi Forse con l'arco dite Ma, no. vabbè, comunque sicuramente mh, Così Dicevo che ho sto pallino adesso Oddio, ci inghiotso. E palino, adesso ho. Mh, uh, questa cosa del, um, del. Come cavolo si chiama? Uh, Dell'eremita di scoprire mh, cosa c'è sotto. E del mistero della baracca. Sicuramente. Non so. Oddio, ma è per lui? Sì. No, per lei. No, ragazzi, non posso andare a lavoro perché sennò questa non mi esce incinta. No, 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 no. Ha guadagnato uh, un punto di logica, fantastico. Comunque, dicevo: uh, se non ha il cuore rosso, ragazzi, ma non ha il cuore rosso con lui? Vediamo. Sì, ho il cuore rosso. Mi ritiro per la serata, fantastico. Bla 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 bla, ma andiamo avanti un attimo. Comunque, vi stavo dicendo: c'ho sto pallino della baracca, e ok, poi per il resto uh, esigo di esperienziare anche. Raga è tornato! Oddio! È tornato il maledettissimo pinguino! Sta socializzando con... No vabbè, sta socializzando con il pupazzo di neve! Io non ci credo! Oddio! Sì! È incinta! Ragazzi, è incinta, è ufficiale. Può prepararsi al lieto evento. Attenzione, attenzione. Cambia il pannolino ad Ebba, Ragazzi, è ufficiale. Figlio di, figlio di Don Lottario. Meno male che non siamo andati al lavoro, ma do. Um, è in vacanza da maternità. Che cavolo è? Oh mio dio. Ragazzi, chi è? No, vabbè. Ma che cavolo? No, scusatemi un attimo. Che cos'è questa cosa? Studiare l'essenza stessa delle cose fino a aggiungere agli elementi indivisibili nel nostro essere è essenziale per poter condurre una vita soddisfacente. Il tuo crescere entusiasmo per la scienza ne è un esempio, Fabrizio. Quale riconoscimento per tutto ciò? Accetta questa testa di iscrizione ai laboratori grandi aspirazioni. Viva la scienza! No, vabbè. Ma io pensavo che fosse un tizio che mi voleva rubare in casa Vabbè Comunque ragazzi la loro relazione è al top of the pops Per cui secondo me è giunto il momento di sposarci Eh ve lo dico Ma saluta Ma io dov'è me l'ha dato? Dov'è? E fatti salutare Scusatemi ma la tessera bah, Vabbè allora, la nostra Cindy, alla quale non sono cresciuti i capelli stavolta, uh, gli l'ha cambiato? Uh, Gioca con Emma. Uh, adoro. Oh. L'ha cambiata Non l'abbiamo vista perché l'avevamo presi da tutt'altro Che però abbiamo capito Non ci ha portato benefici Perché non si è capito Comunque in tutto ciò era lei quella che si era abbonata alla rivista Scientifica E lui ha avuto i punti Ma io veramente sono vergognata Vergognata da questa cosa Sono i tizi che ti danno accesso ai lotti per hobby oh, Adoro Ora sto pensando perché non hanno messo i pinguini con oasi in Beh, questa è una bella domanda, effettivamente. Pinguino che, tra l'altro, se n'è andato e non ritorna più. E non si sa a questo punto della fiera cosa ne, cosa ne sarà anche dei lupi, ragazzi. Cioè, d'inverno vengono i lupi, boh, who knows? Allora, ragazzi, detto ciò a questo punto della fiera, io sono molto soddisfatta della vicenda odierna, cerca pianeti al momento mio Dio della situazione odierna ehm um... Soprattutto perché oltre ad aver visto le faccende eh, della vacanza, abbiamo anche ufficializzato che la nostra Cindy al momento eh, ha deciso appunto di preferire l'amore alla passione. Tanto più che in realtà abbiamo visto che comunque c'è eh, anche della passione con il, il nostro adorato Maurizio, detto Fabrizio. Eh, scusatemi, ma lapsus eh, incommentabile, dov'è? Allora, innanzitutto, cos'è questo? Biglietto, grazie per il divertimento. Oddio, ragazzi, questo è il biglietto di Don Lotario. Scusatemi. È il biglietto di Don. Oh, signore. Ah no, è il biglietto di Maurizio. No, vabbè. Abbiamo un sacco di premi per le aspirazioni. No, vabbè, ragazzi, impazzisco. Tutti i premi li possiamo prendere. Abbiamo un sacco di premi per le aspirazioni, non quelli per le carriere. Comunque, dicevo, ma... Ah, eccoli i desideri! Uh, massaggiare la schiena a Fabrizio? Vabbè, direi. Uh, allora, dicevo... Ah, la tessera la troviamo vicino le, uh, agli hobby. Quindi dovrebbe essere... No, questi sono gli stemmi. Quindi, gli hobby li trovo qua. Uh! Appartenenza a società segreta! No, vabbè! Comunque, lei stava a 4, lui a 5. Vabbè, quindi sa quindi da 5 in poi. No, società segreta anche per lei, obviously. Che tra l'altro sta osservando gli uccelli. Che me lo dite a fare! Un evergreen per quanto ci riguarda. Benissimo, ragazzi, detto ciò, il figlio di figlio di Dolotario, se pare esatto, sono molto contenta. Nella prossima live, che vi eh, aggiornerò su quando per. per Ciao, uh, Sul quando ci sarà. Prendi il riserve della vita c'è tutto ciò incredibile! Oddio, si è bloccato. Vestire a seconda del tempo, va bene. Allora, fatemi un attimo salvare, perché qua veramente oggi sono successe tantissime cose ed è fondamentale. Le visite della vita, ragazzi. Allora, adesso dobbiamo un attimo riflettere su questa cosa, eh? dobbiamo riflettere. Um, abbiamo fatto mezzanotte, è vero, visualizza i file che ti ho inviato, sì, carino, ma magari domani con calma. Adesso visualizzo il messaggio e poi domani con calma li vado a guardare. Grazie. Il prossimo episodio. Sarà sempre questa settimana? No, ragazzi. Di The Sims 2, sicuramente no. A meno che non dovessi riuscire nel weekend, vi farò sapere. Ma uh, la mia intenzione venerdì è una puntata uh, di come ti rovino la famiglia con gli abbonati Twitch. Per cui ovviamente sarà su The Sims 4 e ovviamente sarà su Twitch. Uh, ma monitorate perché appunto vi darò aggiornamenti su YouTube. Allo scoccare della mezzanotte, vi do la buonanotte. Se state vedendo questo video nel futuro, mi raccomando, ricordatevi di mettere un pollice-in su e scrivermi un commentino perché come vi ho detto appunto interagire con i video è, uh, è sempre utile io vi mando tanti baci ragazzi voi che siete in live grazie per esserci stati e ci aggiorniamo domani uh, non ci saranno live domani vi ricordo ma ovviamente vi aggiornerò su instagram e vi metterò anche un po' di foto di oggi baci baci a tutti scrivetemi yes, se posso andare ciao